Nei giorni d'oggi questo sarebbe definito un atto, insomma, non accettabile. Non voglio usare aggettivi molto. Gli hanno dato l'esilio a questo. Non credi che questa cosa possa confondere un pochettino la gente? Perché ovviamente i transessuali si raccontano come delle persone che nascono in un corpo sbagliato. Nel tuo caso è un po' diverso. Uomini li usano un pochino per come passatempo, come stuzzichini. Stavi anche sposando due volte con due donne. Ti definisci una transgender bisessuale? Live con Eva Robbins, come stai, Eva? Seduta per il momento, poi sarò impalata dentro delle gabbie metaforiche dello spettacolo di Eva. Dove ti trovi in questo momento? Io sono a Bologna, ai Teatri di Vita, e stiamo per entrare in scena con uno spettacolo di Andrea Adriatico, curato da Stefano Casi, che ha fatto la traduzione dal testo della Jo Clifford, una transessuale scozzese, che parla di queste anime in transizione. E quindi tu le racconti, racconti un po' tutte queste anime? Diciamo che io condivido con altri attori in scena alcune in una fase di metamorfosi, ma reale, perché di quello parla lo spettacolo, parla di una transizione dell'identità nostra e di Dio. Ah, wow. C'è un connubio molto interessante. Ho avuto un po' di timori nell'affrontare un testo così perché sono stata allevata da suore prima, per cui ha dei momenti che un attimino contesta a livello della Genesi, la Bibbia. So che lo spettacolo sta andando molto bene, è in tournée e so addirittura che avrete una tappa a brevissimo a New York. Certo, se tutto va come deve andare, perché ormai sai che. Ascolta Eva, tu hai fatto tanta televisione, teatro e cinema, ma cos'è l'ambiente che più ti fa sentire a casa? È sicuramente il teatro, proprio ho ritrovato una solidità e una distanza con l'obiettivo che mi è più congeniale anche negli anni, perché non è ravvicinata come può essere la lente di ingrandimento della televisione del cinema. Quindi possiamo invecchiare decentemente e con tranquillità a teatro, perché c'è la distanza. Perché la vecchiaia ti fa paura? Fa paura a tutti la vecchiaia, ma non è un fatto, mi fa paura la senescenza della vecchiaia. C'è anche la speranza di poter invecchiare tanto bene ed essere felicemente anziani, perché vuol dire che si è vissuti tanto, no? Ma quella è una conquista. Quando è che hai realmente scoperto di essere transessuale? Lo sappiamo da piccolo, ma quando è stata la prima volta che in realtà tu hai detto, secondo me questa è proprio la mia identità? Intanto io nasco dal travestimento, cioè la mia gioia più grande era il travestimento, quindi i vestiti, cioè quella dell'essere, una vocazione dell'essere femmina, una vocazione che è venuta via via con il procedimento ormonale che mi ha coinvolto psicologicamente con l'arrivo di questi piccoli seni. Io non ero in realtà nella volontà di diventare una femmina. Io volevo solo vestirmi in tante maniere diverse che non erano con la connotazione maschile. Non credi che questa cosa possa confondere un pochettino la gente? Perché ovviamente i transessuali si raccontano come delle persone che nascono in un corpo sbagliato. Nel tuo caso è un po' diverso. Che ormai c'è una sigla LGBT più e poi ci sono altre forme, no? Sì. Un modo di catalogare le varie sfumature e probabilmente io sono una di quelle oltre che si sono aggiunte a Ti LGBT. sei aggiunta LGBTQ+, ma che ovviamente però sei nata molto prima di LGBTQ+ e che hai aperto la strada a tante altre. Direi proprio che l'ho spalancata. Ma meno male, ma meno male che l'hai fatto, eh. Passiamo a quest'altro argomento. Hai dichiarato che un uomo di 65 anni ha abusato di te quando ne avevi solo 11. Che ricordi porti di questa cosa? Non era un abuso,
non era un abuso, era un'iniziazione, nel senso che quello dell'archeologo di 65 anni era il passaggio successivo a quello che ho incontrato a 8. Quello a 8 è stata una forma mia di seduzione nei confronti di un adulto trentenne. Quello invece di 65 anni è accaduto che ne avevo 12 ed è stata un'iniziazione alla sessualità. Ma è stata una cosa bella, non ho avvertito in nessuno dei due casi un trauma. Forse sì, ho rimosso ad esempio delle cose dell'atto quando avevo 8 anni. Era un amico di famiglia, andavo a casa sua, lui era un archeologo. Minerali, per cui era attratta da tutte queste pietre. Nei giorni d'oggi questo sarebbe definito un atto, insomma, non accettabile. Non voglio usare aggettivi molto. Diedero non al secondo, al primo, perché io andai a casa e raccontai con entusiasmo quello che mi era successo alla mamma. La mamma di vita è corsa in commissariato e hanno dato l'esilio a questo. Che infanzia hai avuto, Eva? Un'infanzia, devo dire che con l'entrata nel collegio mi sono divertita molto perché riuscivo a scappare nelle soffitte del collegio dove erano archiviate tutte le scenografie, i costumi, le cose, per cui mi ritagliavo questo momento di solitudine andando in mezzo alla polvere di tutti questi mondi che non erano il mondo contemporaneo, era qualcosa che appunto mi ha avvicinato alla scenografia, ai costumi, al teatro. Quindi hai affrontato la tua infanzia, l'hai vissuta in un collegio, non ti è mancato l'affetto di una mamma, di un papà, non hai mai sentito? C'era, no, del papà non mi è mancato, la mamma c'era la mamma, c'era mia sorella, il collegio dove ho avuto una grande bella educazione, mi hanno iniziata alla danza, al canto, insomma, da lì ho preso tutto, che se fossi stata a casa da una famiglia umile magari non avrei avuto questa possibilità. Certo, questo è vero. La cosa che mi piace tanto di te, Eva, è che qualsiasi sia il tuo racconto e si intuisce che comunque la tua crescita è stata una crescita che ha ispirato comunque tanta forza, vedi sempre il lato positivo in tutto quello che hai vissuto e ti porti dietro sempre solo quello. Mi sbaglio? Sì, lo vedo anche nelle cose negative, vedo sempre un lato positivo, nel senso che secondo me il successo ti insegna meno dell'insuccesso. Vorrei sapere da te se ti va di raccontarcelo, il tuo rapporto con tua madre, perché ovviamente con tuo padre non hai avuto un rapporto, però ne hai avuto uno con tua madre. Mia madre era tutto, era mio padre, era mia madre, era una complice, era l'uomo che io non sono diventata, perché sai, essendo ragazza madre, si è dovuta rimboccare le maniche per poterci allevare. Ricordo che avevo vestiti con le cambiali, non era facile, per quello che poi con i colleghi io ho avuto invece un'infanzia che non avrebbe potuto darmi lei da sola in casa. Eri molto legata a tua madre? Era il mio rapporto genitoriale. Come viveva tua madre questo tuo cambiamento? Una complice, come se fosse tutto naturale, come se fosse connaturato in un percorso. Io avevo avuto un figlio maschio che era cresciuto come un maschio, aveva avuto una sorellina che stava crescendo come una bambina e poi ha avuto me. Mia mamma si è abituata poco a poco. Poi non essendoci un padre, che il padre è sempre comunque una figura che fa riferimento all'altro maschio, quindi in quel caso mi avrebbe abiurato, non so, mi avrebbe respinto, no? Infatti mio padre mi ha chiamato Roberto per quasi tutto il resto della sua vita. Ti manca tua madre? Ma sai, fortunatamente io sostituisco le figure dei genitori con altre persone che ci sono nel mio percorso di vita. Non c'è più mia mamma, ma ho delle altre figure, un po' come le famiglie che inventa Almodovar, no? Che non necessariamente la mamma sia proprio la mamma. Nel mio caso era la mamma, però una volta che non c'è più, sono andata alla ricerca di altre figure. E questo però sembra come se scappassi dal dolore e come se
sostituisci un amore che in realtà è insostituibile, l'amore per la propria mamma. Sì, però non lo vivo come un dolore, lo vivo solo, a parte che intanto la sogno, insomma, cioè, semplicemente nei miei ricordi, nei miei sogni. Qual è il tuo rapporto con la religione? È fondamentale, è estetico e anche spirituale, nel senso che io entro nelle chiese ma non per cercare Dio, ma per vedere come le hanno arredate, come le hanno decorate, quanto possono aver investito per il santuario. Però io prego, il mio rapporto con la preghiera, cioè, è concreto, mi piace pregare, anche perché io sono cresciuta con la preghiera, che poi fa più bene a me che agli altri, però il pretesto sono gli altri, prego per gli altri. Sei cattolica, ti rivedi nella religione cattolica, è una religione tua, un credo tutto tuo o cosa? Beh, tu sai che di base Dio, se tu lo scorpori, di apposta con Dio, è il tuo io, nel senso che se non questo centro non gli dà fede, non esiste. Per cui è una comunicazione tra io e Dio. Come spiegheresti la transessualità al peggior transfobico? Una domanda difficilissima. Pensiamo un attimino se li avessimo di fronte a noi e se avessimo la possibilità di parlare a questa persona. Allora, gli spiegherei, gli farei un discorso che adesso non ti so fare sulla libertà, perché tutto parte dalla libertà e dall'espressione di quello che noi siamo veramente. Mi aprirei e direi che se non potessi diventare quello che sono diventata, probabilmente imploderei e potrebbe suscitare in me delle cose molto brutte e molto cattive, perché sarei un implode. Quindi è meglio per loro lasciarci essere quello che siamo. Esatto, perché potrebbe anche diventare molto. Nella tua vita privata, Eva, come sei? Mi piace avere una popolarità moderata, perché così riesco ad essere padrona del mio quotidiano. Se io fossi troppo famosa non potrei vivermi questa cosa splendida di stare in mezzo alla gente, in mezzo al pubblico, perché sarei ossessionata sia da me in mezzo agli altri che gli altri da me in mezzo a loro. Beh, io non credo che ci sia un italiano che non ti conosca. Però io riesco a mischiarmi molto bene in mezzo alla moltitudine del giorno. Sono stata ostionata con una grossa visibilità negli anni 80, negli anni 90 con la prima donna di Moncompagni. Esperienza allucinante. Infatti dopo mi sono sempre ho sempre misurato con cautela le esposizioni, perché per me il momento che quello degli altri mi tenevano di grande visibilità, di grande successo, per me è stato un momento incredibile. Molto brutto, molto molto brutto, per cui io preferisco una popolarità modesta. Immagino, capisco in pieno, Eva. Ascolta, che rapporto hai con la solitudine, la tua solitudine? La scelgo, cioè io quando, se torno a casa mi basta avere una delle piante e una. Poi che c'entra quando ci si può essere veramente soli anche con un compagno o in mezzo alla gente. Per cui, essendo sola, posso decidere di stare con qualcuno ogni tanto e poi ritirarmi nella mia solitudine. La solitudine, secondo me, è più nel mio caso, è più prolifica. Anche perché non sono mai sola se ho un animale domestico. Quindi la solitudine per te è un vantaggio, è un'amica, non è un nemico. Una scelta. Gli amori, sei innamorata? Sono innamorata della vita, non mi fisso più su una persona sola, perché ho capito che la testa bisogna perderla in due, se no è un'esecuzione. Per cui amo il mio lavoro, amo il mio gatto, amo la ricerca degli oggetti, amo la ricerca dei vestiti, amo la ricerca della cultura. Amo tante cose. Adesso il mio cuore è come un condominio sfitto, però aperto a tante persone. Non ha più quella selezione che vuole essere di una persona sola. Hai avuto un amore folle nella tua vita, no? Diversi. Ho avuto compagne, diverse compagne, ho avuto dei compagni per meno tempo. I compagni li ho avuti per meno tempo.
Io sono tendenzialmente sono più adatta alla frequentazione con una femmina biologica. Gli uomini li uso un pochino per come passatempo, come stuzzichini. Interessante. Tu hai detto che ti stavi anche sposando due volte con due donne. Ti definisci una transgender bisessuale? Guarda, è più ampio di questa definizione. Cioè, in mezzo a tutta quella serie di definizioni ce n'è una che mi rappresenta di più. Sicuramente non ti piace definirti, ma ti piace soltanto lasciarti trasportare da quello che senti all'interno del tuo cuore, giusto? Anche perché il tuo assassino non lo conoscerai mai, tra le spalle no. Però voglio dirti una cosa, voglio chiederti una cosa, Eva. Tu hai più volte parlato di questi matrimoni, una volta stavi anche per sposarti, ma poi non abbiamo mai conosciuto la fortunata che portavi sull'altare. Non è che forse era un altro Mark Caltagirone questo qui? No, c'è. Anzi, lei ci terrebbe anche, ma io lo faccio per proteggere. Va bene, io ti ringrazio tantissimo Eva, davvero tanto tanto tanto, e spero di riospitarti nuovamente dove possiamo farci una chiacchierata ancora più bella. Sicuramente questa è stata bella per me, spero anche per te. Grazie, grazie Eva. Certo, grazie mille. Un abbraccio forte, ciao, buon lavoro, e io vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui con un nuovo ospite. Take care.